Bentornati nel Mondo Nuovo 2.0. Per il format Sguardi sul Mondo Nuovo 2.0, oggi ho il piacere di avere con me Giovanni Attinà, un papà la cui figlia è stata trattata all'ospedale Careggi di Firenze. Giovanni è qui per raccontarci la storia di sua figlia e per raccontarci anche quali sono le sue riflessioni in merito. Benvenuto, Giovanni. Grazie, sono Giovanni Attinà e metto il mio nome, il cognome, proprio perché voglio che questo qui sia chiaro, che non c'è niente su cui nascondersi di un problema che abbiamo odierno, molto, ma veramente molto, molto complicato e che è diffuso in modo generale. Quello che voglio parlare è di mio figlio, che era figlia, perché è stato cambiato il nome in tribunale da femminile a maschile con il mio consenso, fra le altre cose. Quindi il mio intervento qui praticamente è per un problema veramente, veramente gravoso. Sì, dunque il ministro si è interessato proprio di questo problema qui. E quindi è stata fatta un'indagine ancora in corso, su dove mia figlia, o figlio adesso è figlio, è stata seguita dal Careggi di Firenze, il ministro della Sanità. E ha fatto proprio questa indagine perché si era verificato che nel Careggi di Firenze non c'era nessuno, veramente nessuno, capace di portare avanti un problema per la disforia di genere. Che la disforia di genere, come forse non tutti sanno, è molto differente dall'aspetto della sessualità, dall'aspetto delle varie problematiche sessuali. La disforia di genere è una idea, è quando un ragazzo o una ragazza si identifica nel senso opposto. E questo qui ha portato a essere seguita mia figlia. Chiamiamolo figlio da ora in poi, visto che c'è stata presso il Tribunale di Firenze l'identità proprio da femminile a maschile. Quindi ora lo dirò proprio al maschile. Quindi è stata seguita presso questo ospedale Careggi di Firenze, del reparto della disforia di genere, da incompetenti, gente assente. Mia figlia è stata seguita da una psicologa che è stata appena laureata, con un problema di mia figlia veramente, veramente molto forte, proprio per il discorso della identità di genere. È stata seguita per 3 volte. Dopo 3 volte gli è stata proposta il cambiamento proprio di genere, quindi da femminile a maschile, e gli è stato proposto di utilizzare un prodotto farmaceutico, la triptorelina. Questa triptorelina è stata sempre utilizzata per il carcinoma al seno e anche l'impotenza, diciamo, dell'uomo. Quindi è un prodotto molto forte, molto potente, che va ad incidere su tutto il sistema ormonale. Quindi tutto il sistema ormonale, dal momento in cui subentra la triptorelina, viene bloccato, fermato. Quindi tutte le varie ghiandole endocrine, l'epifisi, l'ipofisi, le gonadi, tutto qua, tutto il sistema endocrino viene bloccato totalmente. Potete immaginare nel momento di sviluppo di un ragazzo o di una ragazza cosa può succedere internamente. Anche se la sua idea è quella di avere un cambiamento di sesso per un problema prettamente che io ritengo proprio di mentale. Perché non c'è, almeno riguardo mia figlia, nessuna prova che lei, diciamo lui, che lui avesse
questo problema di identità di genere prima dei 13 anni. Quindi si è comportato normalmente come una ragazza, con tutti, giocare che poi giocate, con tutto quanto. Solo che poi è venuto col discorso della chiusura che abbiamo avuto nel 2020, e non so il perché e il per come molti ragazzi si sono trovati proprio in questa differenza di genere, identità di genere, non riescono a capire veramente se vivono in un corpo maschile o in un corpo femminile. E presso questo ospedale gli è stata proposta proprio l'utilizzo della triptorelina, che praticamente è bloccaggio ormonale. Io mi sono opposto, la mia ex compagna, e lei era d'accordo, io mi sono opposto e siamo finiti in tribunale proprio per questo problema qui. E il tribunale ha deciso che poteva fare questo prodotto, la triptorelina. Ripeto, la triptorelina è un componente veramente, veramente molto, molto pericoloso, che si utilizza proprio per le persone che hanno dei tumori, per le persone che hanno dei problemi veramente, veramente molto forti. È stato deciso dal tribunale che dovevo fare questo prodotto chimico. In seguito a questo c'è stato, diciamo, anche una divergenza familiare, quindi c'è stata anche una divisione, perché io mi opponevo proprio a questo discorso qui. Ora, dove voglio arrivare? Voglio arrivare nel problema veramente che si è creato all'interno della nostra famiglia, ma non solo, ma anche all'interno di tutte le altre e di tutti gli altri ragazzi che, come vedete oggi, hanno questi grossi problemi, cioè dire problemi di identità di genere o disforia di genere. La disforia di genere è diversa dal discorso sessuale, cioè dire è quella parte proprio mentale, di mente, che si identifica come un uomo oppure una donna del sesso opposto. E questo è quanto. Io mi sono opposto a questo, e il tribunale ha dato ragione a loro, e praticamente è stata fatta questa triptorelina. La triptorelina, fra le altre cose, ha delle conseguenze veramente incredibili sul corpo fisico, non solo, anche mentale. Perché essendo un prodotto chimico molto forte, molto potente, ripeto, è utilizzato per delle particolarità molto forti quando le persone hanno questo problema di, non di identità, ma questo problema fisico. Quindi dal problema fisico, utilizzando la triptorelina, è passato al problema mentale, il che è assurdo già di per sé. C'è stata un'indagine in seguito a diverse, anche per la mia richiesta, eccetera, già dall'inizio di febbraio, presso il ministro della Sanità. Il ministro della Sanità ha mandato un'ispezione alla Careggi di Firenze, proprio per vedere come funzionavano le cose. Il ministro ha organizzato una commissione, questa commissione ha fatto una relazione, e dopo questa relazione è subentrato anche un altro problema, cioè dire il ministro ha voluto approfondire proprio questo utilizzo della triptorelina per, diciamo, il cambiamento di sesso. E sono stati portati proprio al Careggi di Firenze una commissione di 29 specialisti, proprio per vedere cosa realmente succede non solo al Careggi, ma anche da tutte le altre parti. Premetto che solo da pochissimi anni
al Careggi di Firenze e anche da altre parti d'Italia viene utilizzata la triptorolina proprio per la disforia di genere. Negli altri paesi addirittura è stata levata, è stata tolta. C'era una clinica che operava già da molti anni, la Tavistock di Londra, ed è stata mandata una commissione proprio a questa clinica. Dopo che la commissione ha fatto il proprio lavoro, la clinica è letteralmente stata chiusa. Proprio letteralmente è stata chiusa e tutti sono stati mandati a casa proprio per l'utilizzo della triptorelina. Ora, quello che dico io non è il problema del cambiamento di sesso che uno si identifica come uomo, come donna, è quello di, va bene, sono cose che magari negli aspetti naturali possono anche avvenire. Lo vediamo anche nell'età puberale. Non c'è proprio quella identità proprio ben definita di sesso, però utilizzando dei prodotti chimici, utilizzando anche psicologicamente su questi ragazzi una opzione che è quella di dire: ah no, te sei così, non sei cos'ha. Quindi te sei ma non sei femmina, sei maschio, non sei maschio, sei femmina, con tutto quello che poi dopo viene dietro. E infatti ci sono dei ragazzi che praticamente poi dopo fanno delle operazioni particolari per identificarsi nel sesso opposto. E questo qui porta a dei disastri veramente incredibili, come è successo anche da tante altre parti del mondo e tante altre cliniche sono state proprio chiuse per questo motivo qui. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare che ormai è passati quasi 3 anni che quello che è successo a mio figlio, chiamiamolo figlio. E la cosa assurda è che questo prodotto della triptorelina, per avere efficacia, deve essere utilizzato proprio nell'età puberale, cioè dire dai 12-13 anni, forse 14. Però in quell'età specifica in cui c'è proprio questa necessità, che poi previene ovviamente già dall'infanzia, che si vede che c'è questa predisposizione. E quindi è utilizzato questo componente chimico, la triptorelina. Nel caso di mia figlia, aveva già 17 anni, cioè era pubertà conclusa. E il tribunale ha deciso che doveva fare questa triptorelina. Sono delle cose assurde. Ma non solo, il tribunale stesso non ha neanche firmato per autorizzare proprio di prendersi la responsabilità per l'utilizzo di questa triptorelina, perché i genitori devono firmare dei documenti prima dell'utilizzo di questa triptorelina. Lì non è stato fatto. Cioè, è stato fatto solo dalla mia ex compagna e il tribunale non ha deciso, ma non ha optato per niente. Io sono sgomento perché è passato 3 anni e praticamente da quando è iniziata questa questione qui, queste cose qui. Ho messo la mia voce, la mia persona proprio a farsi vedere, proprio per dire agli altri genitori: manifestatevi. Perché ci sono tanti ragazzi in questo periodo qui che è una cosa incredibile. Questo discorso del cambiamento di sesso è diventata come una cosa normalissima. Però c'è da stare molto attenti. C'è da stare molto attenti perché ci sarebbe un'altra cosa da cui parlare che magari ora io non prendo in considerazione. E praticamente noi ci avviamo, anzi prima voglio dire un'altra cosa. Allora c'è questo discorso qui del cambiamento di sesso, che uno si sente maschio, si sente femmina, così cos'ha, destra e sinistra, e quindi abbiamo questo problema oggi che è molto molto sentito, molto molto amplificato.
e ha preso una strada giustamente per quella che deve prendere. Ma quelli che hanno portato avanti questo discorso qui sono quelli che parlano, che hanno parlato già da diversi anni del transumanesimo. Cioè dire, noi ci avviamo verso il transumanesimo. L'uomo mezzo fisico e mezzo robotico, non so neanche come definirlo, cioè dire mezzo non umano. E questo qui sta già avvenendo in diversi posti. Cioè dire, proprio questa identità di genere, disforia di genere, porta proprio a queste conseguenze qui, al transumanesimo. Ed è un discorso che praticamente è poco sentito in questo senso. Qui c'è da fare proprio un'altra trasmissione proprio sul transumanesimo, su quello che succede, perché hanno deviato il cambiamento di sesso come una cosa normalissima, come una cosa che non sia niente. Invece no, è quello di incidere sull'aspetto umano, sia dei giovani, sia delle persone, ad avere un cambiamento totalmente del modo di pensare, del modo di gestire il proprio corpo. Sicuramente ritorneremo sul discorso del transumanesimo, però io intanto mi ricollego a una cosa che hai detto prima, sul fatto che tu, in quanto padre, stai vedendo comunque che c'è un boom di ragazzi e ragazze che si identificano come transgender. In tanti dicono che questo succede perché ora si sentono più liberi di venire allo scoperto, no? Però gli stessi che dicono questa cosa sono quelli che affermano che se non diamo i bloccanti della pubertà, la triptorelina, a questi ragazzi, si suicideranno. Dove erano tutti i suicidi dei ragazzini transgender nelle generazioni passate? No. Dove sono? Dove sono tutti questi suicidi? Questa retorica, questa narrazione non tiene, e questo è l'unico motivo per cui, l'unica giustificazione che queste persone possono dare per somministrare un medicinale potente come la triptorelina ai ragazzini di 11, 12 e 13 anni. Una cosa simile, tu mi hai citato la clinica Tavistock a Londra, no? Che ha chiuso di recente. Una cosa simile è successa a Kira Bell, che è quella ragazza che ha fatto la detransizione dopo essere stata trattata alla Tavistock. Lei aveva 16 anni quando le hanno dato i bloccanti della pubertà alla Tavistock, ed è stata proprio la sua causa, Bell v. Tavistock, a dare il via, diciamo, a questo processo che poi, tramite la CAS Review eccetera eccetera, ha portato alla chiusura della clinica. Ho fatto un video sulla clinica Tavistock, se qualcuno vuole andare a vederlo, si vede anche un po' di storia della clinica, così si capisce un po' l'impostazione ideologica e operativa di quel posto, che adesso fortunatamente è stato chiuso. Però non sono stati purtroppo mandati a casa i professionisti che ci lavoravano, hanno semplicemente deviato verso il privato. Quindi ora l'Inghilterra ha decretato che i bloccanti della pubertà non potranno più essere somministrati a minorenni. Quindi questo sicuramente è un passo avanti. Dall'altra parte, questi professionisti hanno chiuso da una parte e hanno riaperto dall'altra. Quindi è tutto un po' un punto interrogativo. Ritorno al punto iniziale, la tua osservazione su questo grande aumento di ragazzi, ragazzini al giorno d'oggi. Tu ti sei chiesto perché, ok, il discorso del transumanesimo, no? Che poi ci arriviamo. Ne ho parlato anche con Silvia Guerini, che so che tu conosci, avete parlato insieme al Piazza Libertà, programma in cui ti ho visto, tra l'altro, e sono venuta a conoscenza del fatto che tu, in quanto papà, parlavi e ci mettevi la faccia, perché non è scontato. Tu hai fatto anche un appello prima ai genitori, no? Visto che c'è questa grande transidentificazione giovanile, i genitori dovrebbero venire allo scoperto, hai detto tu. Io diciamo, spezzo anche una lancia a favore di questi genitori che non vengono allo scoperto. Questo accade perché hanno paura per i loro figli, di solito vogliono proteggere la privacy dei loro figli. E
è una cosa comprensibile, ovviamente. Ma non, Dall'altra scusami, ti parte. interrompo, ma non c'è da Sì. proteggere niente, perché questi ragazzi lo dicono apertamente, lo sanno tutti, i vicini di casa, gli amici, prendo il caso di mia figlia. A scuola, infatti, è stato detto a scuola, tutti quanti, è stato anche accettato dalla scuola addirittura il cambiamento di nome prima che avvenisse tramite il tribunale. Quindi sono cose che sanno tutti, è inutile che il genitore si nasconde, ma cosa si nasconde? Dietro un dito. Perché questi ragazzi che hanno questo problema qui, lo sanno tutti, i genitori sono gli ultimi a saperlo. Quando la cosa è diventata comune per tutti, quindi non c'è da nascondersi. Ho avuto io un piccolo colloquio perché i nostri, diciamo, il nostro rapporto non è molto bello, però ho avuto anche proprio un discorso su questo tipo qui, cioè dire di cosa ti devi nascondere? Qual è la cosa che non c'è niente da nascondersi? È una cosa aperta, tranquilla, serena. Da affrontare però ma in modo diverso da come si sta affrontando adesso con dei prodotti chimici o anche con altre situazioni veramente, veramente mostruose. Quindi con il cambiamento di sesso e compagnia bella. Ci sono anche dei ragazzi che sono stati proprio operati e qualcuno si è anche suicidato, fra le altre cose. Volevo portare anche un altro discorso, non so. Se lo sai, il caso di John Money. Certo, ho fatto un video anche su di lui. Quindi ne puoi parlare te che sei molto più esperta di me. Cioè dire, per anni, anni, anni ha continuato con due ragazzi, con due bambini appena nati. Sì, spieghiamo un po' al nostro pubblico di cosa stiamo parlando, per chi non lo Dillo te che sapesse, magari sì. sei molto più. Sì, lo faccio molto in breve. In pratica, John Money era un sessuologo, psicologo neozelandese attivo alla Johns Hopkins University. Lui lavorava con bambini affetti da disturbi dello sviluppo sessuale, quelli che oggi si chiamano intersessuali, intersex. Però gli è capitata sotto mano, diciamo, questa gallina dalle uova d'oro, che era questa coppia di gemelli. Uno dei due aveva subito una mutilazione genitale durante la circoncisione, che era andata male, e quindi i genitori non sapevano cosa fare. L'hanno portato da John Money dopo la castrazione, e John Money gli ha detto: "Non vi preoccupate, ve lo trasformiamo in una femmina." E quindi ha fatto questi esperimenti che tu stavi citando, coinvolgendo anche l'altro gemello, Brian. Questo bambino si chiamava Bruce, l'hanno chiamato Brenda, per infondergli, diciamo, instillargli questa identità femminile. Hanno cercato di vestirlo da femmina, farlo giocare da femmina. John Money poi gli faceva anche simulare atti sessuali ai due fratellini, facendo ricoprire a uno il ruolo del maschio, l'altro al ruolo della femmina. Illuminare, e quindi diciamo che per John Money questo era il suo esperimento migliore, perché lui voleva provare la sua teoria sull'identità di genere, che secondo lui si poteva plasmare dall'esterno nei primi 30 mesi di vita di un bambino. Solo che non è che sia andata proprio benissimo, perché purtroppo poi, vabbè, Bruce ha scoperto che cosa è successo, i genitori gli hanno detto la verità. E ha voluto fare una transizione medica per riassumere le sembianze maschili per quanto fosse possibile. In seguito lui si è suicidato poco dopo l'overdose di suo fratello, tra l'altro. Così è andata a finire. E John Money è stato lo studioso che ha rovinato le vite di questi due ragazzi, di questi due bambini e della loro famiglia. Quando tua figlia è stata presa in carico al Careggi, che era quindi minorenne, tu hai notato per caso se le persone che l'hanno trattata, l'hanno presa in cura, erano ideologizzate proprio in questo senso, come attivisti, persone che comunque non considerano la disforia di genere un disagio da curare, ma per lo più parlano di incongruenza di genere come un viaggio, un accompagnamento, una scoperta, un'esperienza, perché questa è stata, tu hai detto che la persona che ha seguito tua figlia era appena laureata, quindi io credo che sia stata indottrinata, ipotizzo,
che sia stata indottrinata a questo tipo di ideologia, cioè non più quella dei transessuali di una volta, ma quella dei transgender di adesso, quindi ragazzi che magari sono un po' più effeminati o ragazze che sono più maschiaccio, e gli viene detto non sei un maschio, non sei una femmina, perché non si conformano a un'idea di maschio e femmina. Capito cosa intendo? Io ti chiedo, tu hai avuto questa impressione frequentando il Careggi? Allora, frequentando il Careggi, io ti dirò, non si sapeva come risolvere, perché mio figlio, chiamiamolo figlio perché tale è ora per la società, praticamente è stato quasi 6 o 7 mesi piangendo. Però noi eravamo una famiglia normalissima, tranquilla, con la mia ex compagna, tutto funzionava alla perfezione, senza nessun problema. Però ad un certo punto cominciava a piangere, non si capiva perché, si diceva forse perché ci sono le restrizioni, perché era il periodo delle restrizioni, non si poteva uscire, compagnia bella. E arrivato ad un certo punto, poi dopo io mi sono impuntato e allora ho preso la mia ex compagna, la figlia, io vedo di essere breve, e gli ho detto cosa sta succedendo in questa casa, non si esce da qui se non si sa cosa succede. Ed ecco che è venuto fuori proprio questo problema di mia figlia. E sul primo l'abbiamo mandato da uno psicologo qui a Viareggio, poi l'abbiamo, dice sai c'è una clinica c'è lì a Firenze, andiamo a Firenze. Si va a Firenze, si ha un primo colloquio con una psicologa appena laureata. Cioè dire, ci si rende conto dei ragazzi che sono, ma questo non è che me lo invento io, cioè ho il documento proprio di quando si è laureata. Ecco, è stata iscritta all'albo nel 2020. E questa qui, questa tizia qui, praticamente ha preso in mano mia figlia. E ha preso in mano mia figlia e noi ancora non sapevamo nulla di tutto questo discorso qui. E hanno indirizzato proprio tutto a fargli fare questa triptorelina, questo farmaco che dice cambia il sesso, che non cambia proprio un tubo, non cambia proprio niente. Ma scompensa tutto il sistema proprio endocrino al 100%. Ecco perché c'è stato anche il ministro che ora ha mandato un'indagine, già è la terza volta che manda un'indagine proprio per approfondire questo discorso qui. E quindi di gente inesperta, dilettanti allo sbaraglio, come fa una appena laureata che ha preso lo stesso anno in cui è laureata che gli dai dei ragazzi con un problema enorme, a cui devono poi essere trattati con dei farmaci molto forti, molto potenti, e tranquillamente, come se niente fosse, con 3 sedute, dice sì sì, questo qui va fatto. E se non ti va bene al genitore, andiamo al tribunale. E che Giovanni, loro non lo vedono come un problema enorme, quello che secondo me non cogliamo noi, no? Se non capiamo questa cosa. E l'incongruenza di genere non viene vista più come un problema, viene vista come semplicemente un'esperienza di vita. E quindi deve essere accompagnata questa transizione, però con dei farmaci molto, diciamo, molto importanti. Che però vengono descritti come sicuri e come reversibili. Il problema del farmaco reversibile o meno è il fatto che la maggior parte, la stragrande maggioranza, quasi tutti quelli che prendono i bloccanti poi vanno a fare la transizione, e questo è abbastanza ovvio dal punto di vista psicologico, no? Io ho fatto tutto un percorso che mi ha bloccato la pubertà, mi sono identificata come maschio per tempo, ho costretto tra virgolette tutti quanti a chiamarmi al maschile, a far finta che io sia un maschio, e poi sul più bello dico no, guarda, torna indietro, sai, non succede, vanno avanti quasi tutti. Questi bloccanti non è che sono, come vengono descritti, uno strumento per dare più tempo di decidere, sono semplicemente il primo passo di un percorso di transizione medica, diciamoci la verità. Quindi, cioè, quello che tu forse hai visto come inesperienza, forse lo era, ma io ho il dubbio che sia semplicemente ideologia. Cioè, è proprio il modo di trattare i pazienti, è quello, si chiama approccio affermativo. Devono affermare l'identità del paziente e fare tutto quello che il paziente vuole. Questo in sostanza. Si spera che le cose qui in Italia cambino.
Adesso per i bloccanti della pubertà, come hai accennato prima, c'è una tavola rotonda, diciamo, di esperti che si deve esprimere in merito. Forse qualcosa succederà, resteremo in attesa. E nel frattempo, Giovanni, io avrei tante cose da chiederti, anche più personali magari, però magari riserviamo questo in un altro momento. E ti ringrazio intanto per questa intervista perché sei veramente il primo genitore che mostra la sua faccia e che dice il suo nome e il suo cognome. E quindi ti ringrazio per questo, ecco. Certo. No, anzi, invito gli altri proprio a manifestare. Non c'è niente da nascondersi. Sono cose che tutti sanno. I genitori sono gli ultimi a sapere queste cose qui. Poi lo sa il vicino di casa, il parente, l'amico, quella scuola. Tutti lo sanno. Il genitore è l'ultimo a saperlo e viene preso anche in giro per questo discorso qui. Quindi è bene esporsi e vedere, esaminare, vedere il problema. Perché io 4 anni fa non ne sapevo niente. Però ho cercato di capire, di erudire, di vedere qual era il problema, di analizzarlo. Ho fatto delle scoperte incredibili, incredibili, che metterle insieme diventa già un problema. Ci vorrebbero no, ore, forse anche giorni. Però dobbiamo stare attenti, è un appello che faccio, stiamo attenti perché c'è in corso un cambiamento della umanità. Un cambiamento totale dell'umanità, perché stiamo vivendo in una società che non ha più nessuno scopo, non ha più niente. Siamo indirizzati su tutto, su qualsiasi, condizionati, siamo totalmente condizionati. Quello, il mio invito è quello lì di cercare di vedere, di informarsi bene su tutte queste cose qui. Perché loro cercano di indirizzare dall'autostrada, nell'autostrada a tante vie traverse. Noi siamo sull'autostrada come genitori, come esseri umani, siamo sull'autostrada e vediamo una luce splendente davanti a noi, però ci sono tutte le varie uscite e loro ci condizionano nelle varie uscite in un modo o nell'altro, per metterci fuori strada. Siamo degli esseri divini. Ma proprio divini, al di fuori della religione, perché è tutto un discorso enorme quello lì, al di fuori di tutte le religioni, di qualsiasi cosa, siamo degli esseri divini che siamo venuti qui a fare delle esperienze e queste esperienze ce le stanno bloccando, ce le stanno chiudendo. Beh, finisco qui perché il discorso è molto lungo e molto ampio, però quello che chiedo io, informatevi bene. Quello che io voglio dire, non ascoltate più i mezzi di informazione. Accertatevi da voi da quello che vi viene detto. Cercate e ricercate nei siti esterni, tanto ci si può tradurre tranquillamente, ma non fidatevi di quelli che oggi vi dicono cosa fare. Non vi fidate assolutamente, perché è tutta gente falsa che da un momento all'altro cambia. Guardate i vari governi, guardate i vari personaggi, guardate cosa dicono e cosa fanno. Eppure loro sono tutti condizionati. Quello che voglio io è che i genitori, che si manifestino, che dicono le cose, che parlino tranquillamente. Tanto non c'è niente di nascosto, lo sanno tutti tranne i genitori. E allora è bene parlare con i propri figli, cercare di vedere, di scoprire qual è la loro realtà che stanno vivendo. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e iscriviti al canale. Vi ricordo che se volete contribuire al canale, in descrizione c'è un link per le donazioni PayPal. Il mio nome è Elisa. Benvenuti nel mondo nuovo 2.0.